A me piacerebbe farla così la partenza. Ladies and gentlemen, Mr. Giorgio Mastrota. Mastrota, oh, com'è? Mi è piaciuta, bella, la bella, presentazione, no? Va bene, adesso come continuiamo? Poliglossa. Ecco, bella, come questa continuiamo? È una bella domanda. Allora, facciamo, Giorgio, va? Tu ci devi dire il tuo rapporto col cinema, così, la prima domanda è questa. Perché la nostra, allora, pagina parla di sapere, cinema. Voi dovete sapere che io ormai sono nonno, no? Non è vero. Nonno. Cioè, sono nonno. 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 5 mesi a Marlo, il piccolino. E ho auguri. 4 figli grandi, 23, 18. Sì. Ma questo c'ha un senso, poi quello che dico. Per fratelli, però. Beh, praticamente sì. E poi ci sono anche le mamme, che sono tante. Vabbè, comunque, poi cioè, gli ultimi sono le mamme, 4 figli e 3 mamme. Vabbè, sono come buono. Certo. Allora, come i grandi figli. Come i grandi figli. E quindi cosa stavo dicendo? Ah, poi quella piccola Matilde ne ha 5 e mezzo, ma l'ultimo Leonardo, io guardo solo film di cartoni. Solo capito, ma io vado al cinema. Cioè, sono cartoni e cartoni, quindi i classici non passano mai, quindi ce li guardiamo quando li ripropongono, li lì, ce li guardiamo in televisione, in cassetta, cioè Walt Disney, tutti. Mi sono memoria. Bevuti tutti 40, 50, Dumbo, sì, perché pazzesco. Poi i bambini li vogliono, li guardano ancora. Sì, no, ancora, no, no, cioè, 100 volte. Però, no, mentre magari un film che fanno adesso è un film di merda, tu lo guardi una volta ed è già tanto. Qui ci mettiamo un bif, sì, un bifino qua. No, vabbè, ho capito, si può dire, si può dire, è vero. E invece quelli lì te li riguardi sempre. Adesso per l'ultimo andrò a vedere questo dello Schiaccianoci. Che dicono, sì, bellissimo. Io ho visto la piccola anteprima con mia figlia e vado. Quindi il mio rapporto col cinema è semplicemente quello. Poi siccome film non ne faccio, cioè è bello. Poi guardi i film più belli, perché anche il film più brutto di animazione è più bello del film più bello. Senti, dice, Giorgio, ma se ti chiedessi qual è il film che hai rivisto più volte? Blade Runner. Bello. Vabbè, questo però da solo, no? Da solo, da solo. Certo. Non gli faccio la Matilde, non l'ho fatto vedere. Anzi, l'ultima volta l'ho rivisto con mia figlia, quella grande, una settimana fa, che lo ridavano su non so dove, e è sempre piaciuto, perché pur essendo vecchio quasi, insomma, non come però insomma è già un bel filmone, è sempre attuale, cioè è pazzesco, quindi è sempre molto Giorgio, bello da vedere. Ultima domanda, sì. Noi quindi abbiamo una roba, cioè, seria, ma capito, Giorgio Mastrota è il nonno, comunque mi sconvolge, ma anche io sono un però lo racconto per far figo, sì, mi piace. Allora, aiuta anche le interviste, noi sai, se non sai che cazzo dire, inizi nonno e poi uno dice allora trattiamolo bene. Sì, no, 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 bisogna un po' più di attenzione, è chiaro, con i nonni bisogna. Allora, noi abbiamo un contest, una gara, contest, sui belli, sull'attore più bello e l'attrice più bella. Bellissime e bellissime. Del cinema mondiale, dacci due nomi. Dacci due nomi. Una bellissima e un bellissimo. Allora, bellissima e bellissima, cioè che mi piace a me, oppure vado proprio sul fatto oggettivo, cioè di quella che mi farebbe, cioè quella proprio buona. Ricorda di essere nonno, eh. Decidi tu, una bella, bella. Una bellissima. A me piaceva, ti dico, io sono, siamo un po'. Sì, siamo dotati. Kim Basinger delle nuove. Grazie, è arrivato Mastroda. Mi faceva proprio sangue, però non sono riuscito ad arrivarci. E invece il bellissimo, guarda, andrò su un classico, sì, perché l'ho anche conosciuto, ma a me George Clooney piace, perché non è un sono un po' troppo flat, lo so, vabbè, però George Clooney sei un po' troppo? Cioè nel senso che è una roba classica, dicono tutti, piazza, sì, no. Però Kim Basinger è tanta roba, non ce ne sono più così, perché è bella, ricordi, sana, la vicina al frigorifero, tanta roba, mi è. Era Giorgio Mastrota. Giorgio, grazie. Grazie, stato... Giorgio. Sì, no, era nel senso, no, vabbè, perché poi quando la giornalista. Esatto. Giorgio, grazie. Ale. Salutaci Ciao. Tutti i nipoti e i figli. Comprate i materassi. Ciao. Ciao.